Il trasferimento a Reggio Calabria, a sua domanda, con il conferimento delle funzioni di procuratore aggiunto, lo premia di questa impegnativa, costante attività che ha dato grande risalto alla procura di Catanzaro. Io conosco il dottore Dominianni da oltre 20 anni, abbiamo iniziato insieme a Locri, poi le nostre strade si sono un po' divise, abbiamo fatto un po' Corte Costituzionale, il gabinetto del Ministro, della Giustizia, io ho seguito la carriera in procura a Roma. L'ho ritrovato qua a Catanzaro, è sicuramente un ottimo magistrato che si è impegnato specialmente nel campo della pubblica amministrazione dopo aver fatto per tanti anni la direzione del settore antimafia e oggi meritatamente va a ricoprire un posto importante qual è quello della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, il procuratore aggiunto in quella sede. Quindi i migliori auguri, non possiamo che fare i migliori auguri al collega e all'amico Gerardo Dominianni. Siamo tutti contenti per il traguardo che il dottor Dominianni ha raggiunto, anche perché se lo meritava, ha una lunga carriera di successi investigativi alle spalle. Sicuramente ha sempre cercato di perseguire l'obiettivo giustizia con umiltà, con determinazione, noi perdiamo sicuramente un grande magistrato.